dell'ingegnere Ruffini, prego. Buonasera a tutti, naturalmente cercherò di essere rapido perché abbiamo capito che il tempo sta finendo. Ringrazio rapidamente l'associazione industriale con la quale collaboriamo da tempo, con Carlo, l'amico Carlo, con Gianni Nicolai. Perché siamo qui? L'ordine degli ingegneri, molti tecnici sono qui a partecipare perché riteniamo che questi incontri siano determinanti per far emergere alcune situazioni che non funzionano. Perché queste situazioni che non funzionano, e non lo dico in via polemica, lo dico perché devono essere discussi. Mauro e Bianco ne ha tirate fuori alcune, io sto chiedendo un parere su una questione condominiale, dopo lo dirò. Prima di andare avanti, avendo ringraziato la situazione industriale, voglio dire due parole in merito all'intervento dell'architetto Sargolini, che naturalmente ritengo un elemento, una persona determinante, perché è la nostra punta di diamante insieme al professor Lenci all'interno del comitato tecnico scientifico. Ora, due cose gli voglio dire. La prima, cerchiamo di coniugare questi bei aspetti che abbiamo sentito, questi propositi della ricostruzione, specialmente delle zone fortemente danneggiate, dove l'aspetto urbanistico e scelta territoriale è determinante, coniugarlo con la necessità e velocità, per quanto possibile, di fare entrare queste persone. Cioè, ho apprezzato il fatto di non aver reso obbligatorio il documento che non si chiama piano strategico, ma diversamente il documento regolatore. Perché? Perché effettivamente dobbiamo dare la possibilità di scegliere. Cioè, diciamo, coniugiamo queste due cose che è importante. L'altra cosa che dico, bene che il corpus normativo c'è, bene che tutti gli aspetti sono stati toccati, però eufemisticamente parlando possiamo dire che ancora alcuni dettagli vanno limati. Non eufemisticamente parlando, diciamo che secondo noi tecnici alcune pietre, liturgicamente parlando, angolari, mancano. Perciò lo dico a Sargolini perché che lo riporti nei tavoli importanti. Dopodiché ho apprezzato l'intervento della dottoressa Morlupo e della dottoressa Della Casa. Perché? Perché noi tecnici che ci troviamo spesso e volentieri a ricoprire ruoli anche non nostri, alcune questioni che poi i singoli privati, ma in particolare gli statori nominali ci chiedono, cioè certe situazioni che si sono verificate che ora dirò, chiaramente non facciamo i legali, bisognerebbe chiamare i legali, il legale non è previsto nelle famose parcelle dell'ordinanza 12, tutta una serie di problematiche, però siccome sono presenti queste due persone faccio due appunti velocissimi che ho notato, lo dico anche a vantaggio degli amministratori. Per quanto riguarda la Morlupo, che ci ha illustrato la questione dei consorzi, che è interessantissima e va sicuramente approfondita e condivido, non è risolta, faccio notare che ci sono delle incoerenze tra i consorzi che vengono generati per maggioranze che vanno sulle vendite e edifici singoli non con condomini costituiti che invece vanno con la superficie. Questa anomalia c'è perché? Perché probabilmente nel 189 è stata segnalata la superficie, poi si sono accorti al codice civile nell'ordinanza 19 che andava con la maggioranza della vendita catastale e questa anomalia ancora c'è. Come c'è l'anomalia nella maggioranza condominiale per la scelta di procedere o meno alla ricostruzione quando mi dicono nella maggioranza che vale la maggioranza delle teste con almeno 500 millesimi. Chiaramente dove ci sono due proprietari e uno già è 45%, quell'altro c'è 15%, è tutto bloccato ed a seguito delle anomalie, cause eccetera. Queste cose io le segnalo perché forse ritengo che questi incontri sono importanti. L'ultima cosa che volevo segnalare, e prendo spunto dall'intervento del collega dell'Aquila, la ricostruzione pubblica. Non so se funzionerà da noi la ricostruzione pubblica, però voglio dire, l'articolo 14,1, lettera C, dove si fa riferimento a edifici privati di uso pubblico, quali strutture sanitarie, sociosanitarie, archivi, musei, biblioteche e chiese, questa è ricostruzione pubblica, cioè il soggetto attuatore è il pubblico e il soggetto attuatore è quello che commissiona il progetto e fa l'appalto. Ora questa situazione è grave nel momento in cui già adesso nel piano opere pubbliche stanno finanziando gli interventi prioritari, ma nel piano opere pubbliche gli edifici privati non ci sono andati.
piccolo esempio, casa di riposo privata di uso pubblico, non può ricostruire con la ricostruzione privata. Io ho un carissimo amico che ha una situazione del genere, non lo può fare, lo segnalo perché è importante. L'altra cosa che voglio dire, importante per gli amministratori, e chiudo, prima dell'avvento della 19, dove ci dicevano che la migliore offerta doveva tenere presente il discorso del basso in maniera significativa, perché se avesse detto prioritaria già sarebbe stato il 51% dell'offerta, no? Significativa che già lì va. Ma prima alcuni amministratori hanno incaricato sulla base della migliore offerta, con criteri che naturalmente non erano quelli di basso. Ora si trovano in difficoltà, io sto facendo un ufficio di ricostruzione, è una problematica molto seria, come la problematica relativa, qui chiudo veramente, relativa all'affidamento sulla base del prezziario, del cratere e non del progetto. Allora io mi domando, se devo affidare all'impresa prima dell'approvazione del progetto, che è un'anomalia che non si è mai vista, non ho visto mai nessun comune, affidare all'impresa prima dell'approvazione del progetto. Se devo fare questo, posso fare anche l'affidamento sul prezziario. Cioè queste anomalie che hanno generato e stanno generando una serie di problematiche che bloccano anche qui la scelta amministrativa, vanno sanate. Cioè questo è un invito che io faccio, sono problematiche che pongo sul terreno e inviterei in qualche modo il preposto a prenderne, diciamo, possesso e portarle negli altri tavoli. Grazie, scusate.